Grazie. Ecco, io sono qui soprattutto per amicizia a Paola, adesso posso chiamarla così, ma devo dire che quando ho iniziato a contattarla avevo un panico e quindi la chiamavo dottoressa, professoressa, avessi arrabbiata, ma alla fine siamo arrivati anche a tutto. Sono qui per Paola, per, vorrei dire oggi anche per un'amicizia che è nata in questo frattempo. Il mio contatto con lei è nato chiaramente da una necessità di timbro professionale e dovevo chiedere un articolo da utilizzare e da pubblicare nella nostra rivista e dopo quel momento direi che di passo in passo, di anno in anno, anche se non avevamo articoli da pubblicare, ci siamo continuati a sentire, abbiamo condiviso percorsi, pensieri, sogni, progetti, anche se a distanza. Come avete già sentito e conoscete Paola, lei è anche molto, possiamo dire, fedele, insistente, nel senso che non dimentica, richiama, si fa sentire, ti riporta appena sulle cose alle quali crede. Ed è stato un tempo così di condivisione. Sono passati 7 anni e mi verrebbe da dire che sono, se non traviso, se non abuso anche del titolo del suo bel libro, abbiamo consumato 7 paia di scarpe in questi 7 anni, nel senso che tante cose sono state condivise, abbiamo in qualche modo depositato gli uni nella storia e nella vita dell'altro. Ecco, io non sono un assistente sociale, non sono esperto di welfare, non sono esperto in servizi sociali. Amo definirmi un apprendista. Nella vita, come nella vita, come dire, anche professionale, come padre e anche come padre affidatario. Ho vissuto anche queste esperienze, quindi in questo momento, come dire, parlo un po' con il cuore in mano, dicevo a Paola, perché ho conosciuto Paola, ho conosciuto anche altri assistenti sociali e credo che per la schiettezza con cui Paola ci ha insegnato a parlare, ecco, non posso nascondere che si incontrano anche delle difficoltà. Non tutti gli assistenti sociali sono uguali. Allora ho provato a fare una riflessione un po' proprio su questa figura, anche con la prospettiva di quello che potrebbe essere. Ecco, non userò molto la parola etica, perché è una parola, al di là del fatto che come dire, è collegata strettamente alla mia professione, però mi imbarazza sempre. Perché? Perché l'etica in genere noi la tiriamo fuori quando non c'è, quando il vaso di marmellata si è già rotto. E allora forse quello che noi possiamo fare è scoprire che l'etica è nella professione. Cioè noi siamo dei professionisti perché siamo etici, ma non occorre dirlo. Ciascuno di noi nella propria esperienza professionale, ancorché in quella personale, umana, sa che le persone ti leggono, non ti ascoltano. Cioè guardano quello che sei, come fai le cose. Quello che dici è importante, ma quello che fai è quello che resta. Ecco, forse questa è la misura che ci aiuta a capire che cos'è l'etica. L'etica è un modo d'essere, non è una parola, non è un'etichetta, non è una giacca, non è un fuoco. E allora, brevemente, tento di condividere con voi alcune parole che mi sono nate dentro e che questa mattina, prima di raggiungere Paola, mentre mi ritiravo per qualche momento di sosta sull'Aventino, veramente ero a Sant'Anselmo, ma insomma lì dall'altro ho avuto un momento di sosta, mi sono fermato. E nel momento in cui prendevo in mano un po' i miei pensieri per dire che cosa condividere, che avevo preparato per condividere con voi, sento che la ghiaia si muove, ma non capisco cosa succede. Mi giro e trovo vicino a me, improvvisamente, un anziano con una carrozzina a motore che si ferma a 2 passi da me e stava annusando una rosa. Sapete che ci sono il parcheggio di giardino di Villa Sabina, della Basilica,
queste basi di io sono stato colpito. Una persona che non può muoversi, che si ferma a tagliusare un profumo, un colore. Giro lo sguardo da un'altra parte, vedo arrivare una mamma che da lontano osserva le due bimbe che aveva portato con sé. Volto l'occhio e vedo che improvvisamente una coppia si sposta da un quartiere di pietra a uno di legno. Lei si vede che sta aspettando un bimbo, si siedono, perché quella di legno forse era più comoda, e lei si rannicchia nel grembo del marito. Quindi lei porta un bimbo e si rannicchia nel grembo del marito. Vedo poi un gruppo di ragazze che tornano tutte esuberanti dopo aver visto la veduta dal balcone, dalla terrazza che c'è. E ho fatto questo pensiero. Tutti, alla fine, arrivando lì, erano attratti da un limite. Un terrazzo che pone un limite. Un limite che però apre a un orizzonte che non ha confini, che ti può permettere di accogliere lo sguardo oltre il limite stesso dal quale tu puoi fermarti ad osservare. Un paio di giorni fa, visitando un'amica che soffre di una grave malattia che si dà, che le permette in questo momento a malapena di manovrare la carrozzina al motore, confidando con l'intenzione di venire e parlare così davanti a voi, mi ha raccontato alcune cose della sua esperienza anche a contatto con il mondo dei servizi sociali, dei assistenti sociali e quant'altro. E mi ha consegnato quasi alcune parole che condivido con voi. La prima è ascoltare per lasciare emergere. Spesso noi ascoltiamo e sappiamo già che risposta dare. Forse ciò che può essere più efficace è l'ascolto che sa far emergere dall'altro la risposta, la soluzione al problema che si pone sul tavolo. Accompagnare per lasciar venire fuori, per stare accanto, non per insegnare, non davanti per non pretendere di essere inseguiti, non dietro per non rischiare di giudicare, ma a fianco, assistente sociale, che sta al tuo fianco. Ascoltare per lasciare emergere, accompagnare senza prevaricare. Rigenerare per far e rendere gli altri capaci di generare. Ecco, forse questi tre coppie di parole, diciamo così, potrebbero riassumere in un certo modo quella che è, dal mio punto di vista, la sfida che è consegnata a chi lavora nel mondo del sociale, dove l'unica cosa che è chiesta è suscitare insieme alla fiducia, la capacità di speranza, cioè dire è possibile uscire da dove si è. I racconti che Paola potrebbe condividere, che in parte continua anche a frammenti a condividere con gli amici, ci insegna che accanto a quella che è la competenza professionale, probabilmente dobbiamo far precedere la competenza etica, che è questa capacità di ascoltare per lasciare emergere, di accompagnare restando a fianco, di rigenerare per far diventare gli altri capaci di fecondità, di nuova generazione. La sfida dunque allora è semplicemente questa, entrare in relazione. I protocolli, le strutturazioni, gli standard, li avete e li conoscete. Ciò che è chiesto probabilmente è, con questo patrimonio, entrare nella relazione con il più, con l'altro che ti si viene davanti, che è unico, che è diverso dal protocollo, che è diverso dallo standard. Quante volte mi sono sentito dire dall'assistente sociale che ci seguiva durante l'esperienza di affido, come da protocollo, come da manuale. No, non è così. Ogni storia, ogni narrazione è unica e va gestita anche da professionista in termini unici, diretti, specifici. Si parte da un bisogno,
ma deve diventare in qualche maniera un coinvolgimento, una capacità di far nascere nuove abilità, quelle che sono dentro le persone che vengono da noi o che ci vengono affidate. Allora la sfida è mettere insieme il particolare con ciò che è sociale, comunitario, il presente con il domani. Ecco, la capacità di gestire il presente è possibile solo nella misura in cui si ha uno sguardo d'insieme, affacciarsi al balcone, alla terrazza, sapere che ci sono dei limiti, ma che c'è un orizzonte che ci invita ad andare oltre. Ecco, vorrei chiudere questa breve relazione con una condivisione finale che traggo da Martin Buber. Scriveva: il tu mi incontra, ma io entro con lui nella relazione immediata. Così la relazione è al tempo stesso quella di essere scelti e quella di scegliere, quella di patire e di agire. Solo con l'intero essere si può dire la parola fondamentale io tu. Ogni vita reale è solo incontro. Buon cammino, grazie Paolo.